Il mondo delle fondazioni, è il caso di dirlo, si regge sui pali, ma partiamo dalle basi. Che cos'è un palo di fondazione? Un palo di fondazione è un elemento strutturale, solitamente in calcestruzzo, armato o meno, o in acciaio. Un tempo, invece, era molto utilizzato in legno. Questo palo viene inserito nel terreno per resistere ai carichi trasmessi da edifici o altre strutture che, con un sistema di fondazione superficiale, non potrebbero venire trasferiti al terreno. Il carico, infatti, viene trasferito agli strati più profondi del terreno, grazie all'attrito che si sviluppa sulla superficie laterale del palo e dalla resistenza offerta dal terreno posto al di sotto della sua base, riducendo così sensibilmente il cedimento e garantendo la sicurezza e la stabilità della struttura. Facciamo un esempio. Immaginate di aver avuto la brillante idea di voler costruire una casa in una palude. Il terreno paludoso è troppo soffice per reggere il peso e la casa potrebbe avere dei cedimenti significativi. Inserendo dei pali nel terreno, come lunghe gambe sotto la casa, si trasferisce il carico a strati più profondi e più resistenti, assicurando la necessaria portanza ed evitando così pericolosi cedimenti. Se ci pensate, questa tecnica è vecchia quasi quanto l'uomo. Le palafitte, per esempio, sfruttano lo stesso principio e Venezia è l'esempio migliore sull'utilizzo di questa tecnica, che permette di costruire su terreni instabili e paludosi.